Ciao, sono Fastek. Ecco tre dimostrazioni EtherCAT che possono essere noleggiate per i test dei clienti. Prima della descrizione dettagliata della dimostrazione, vorrei introdurre brevemente la linea di prodotti Fastek EtherCAT. Ecco la linea chiamata Etsy Servo. Etsy Servo è una linea di prodotti per sistemi passo passo ad anello chiuso. E c'è una linea di prodotti chiamata Etsy Step. Etsy Step è una linea di prodotti per sistemi di micropasso ad anello aperto. Infine, la linea Etsy IO è una linea di prodotti di moduli IO. Ora, introdurrò ogni demo. Questa è una demo a due assi per testare Etsy Servo 2 EtherCAT, che è un sistema di passo ad anello chiuso, e Etsy Step 2 EtherCAT, che è un sistema di micropasso ad anello aperto. La prossima è una DMA 5 assi con un azionamento multiasse chiamato Etsy Servo 2 EtherCAT 4X, un prodotto di tipo allinone che combina un motore, un encoder ad alta risoluzione, un azionamento e una rete EtherCAT chiamata Etsy Servo 2 EtherCAT Olle e il modulo IO digitale chiamato Etsy IO EtherCAT. Successivamente, questa è una demo dedicata all'IO con due moduli di IO digitali, Etsy IO EtherCAT. Ci sono tre diverse demo. Ogni demo ha un cablaggio completo in modo che l'utente possa testarlo semplicemente collegandolo al master che l'utente ha. Prima di tutto, questa è la demo EtherCAT a due assi con Etsy Servo 2 EtherCAT, che è un sistema di passo ad anello chiuso, e Etsy Step 2 EtherCAT, che è un sistema a micro passo ad anello aperto. Come puoi vedere, Etsy Servo 2 EtherCAT e Etsy Step 2 EtherCAT hanno ingressi fissi del sensore che è limit più, limit meno, origin e un'uscita fissa che è il freno. Pertanto, non è necessario utilizzare un modulo IO separato, quindi è possibile ridurre i costi. Nel prossimo capitolo ti mostreremo in dettaglio attraverso la tabella input-output. Come mostrato nella tabella, i prodotti Fastek EtherCAT hanno ingressi e uscite programmabili che possono essere impostati dall'utente come desiderato. Pertanto, non è necessario utilizzare un modulo IO separato, riducendo quindi i costi. L'ingresso utente è il numero di ingressi che possono essere programmati dall'utente, eccetto origin, limit più e limit meno, e l'uscita utente è il numero di uscite che possono essere programmati dall'utente, eccetto il freno. Gli utenti possono utilizzare IO con il terminale IO dell'azionamento, senza un modulo IO separato. Ad esempio, Etsy Servo 2 EtherCAT ha 7 ingressi utente, oltre a 3 ingressi dedicati, origin, limit più, meno, e 6 uscite utente, oltre a 1 uscita dedicata, freno. Le periferiche come i sensori possono essere utilizzate solo con un azionamento Fastek EtherCAT senza un modulo IO separato. E come puoi vedere, ci sono limit più, limit meno, origin sui pulsanti gialli della dimostrazione, 7 ingressi programmabili per gli utenti sui pulsanti verdi e 6 uscite programmabili e freno sul LED rosso. Pertanto, l'utente può testarlo in qualsiasi momento. I prodotti utilizzati in questa demo sono i seguenti. Ti mostrerò il video del funzionamento effettivo della demo descritta prima. I prodotti utilizzati in questa dimostrazione sono i seguenti. Poiché i canali IO degli azionamenti sono collegati ai pulsanti e al LED sul pannello anteriore, l'utente può controllare direttamente i sensori di limite, il sensore di origine, l'uscita del freno e i canali di ingresso-uscita programmabili con il pannello anteriore. Inoltre, è possibile testare il funzionamento secondo le condizioni operative impostate dall'utente con il Master EtherCAT. Ad esempio, in questa demo, il software TwinCAT del programma Master EtherCAT di Backoff è stato utilizzato per azionare due assi di motori con movimento a passo corto ad alta velocità con comunicazione EtherCAT. La prossima è la demo EtherCAT a 5 assi. Come spiegato in precedenza, puoi vedere che un motore da 28 mm, un motore da 35 mm, un motore ad albero cavo da 42 mm con un encoder ad alta risoluzione e un motore da 56 mm sono collegati all'Etsy Servo 2 EtherCAT 4X, un prodotto di azionamento a 4 assi di un sistema ad anello chiuso. La risoluzione dell'encoder applicata a ciascun motore è la seguente. E il prodotto all'estrema destra è il prodotto Etsy Servo 2 EtherCAT All, che è un motore, un encoder ad alta risoluzione, un azionamento e un prodotto integrato di rete EtherCAT.
Infine, il prodotto a destra è Etsy IO EtherCAT, un modulo IO digitale, e alla dimostrazione è stato applicato un prodotto con 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita. Se guardi il LED, puoi verificare che i canali di uscita e i canali di ingresso siano cablati direttamente. L'azionamento ha 4 assi. Un motore di tipo integrato e il modulo IO digitale sono collegati in Daisy Chain con comunicazione EtherCAT. Anche l'alimentatore è cablato, quindi, dopo aver acceso l'alimentazione, collega semplicemente la dimostrazione al Master EtherCAT e puoi facilmente testare un sistema di motori. Passo passo a 5 assi e un modulo IO digitale contemporaneamente. I prodotti utilizzati in questa demo sono i seguenti. A seconda del tipo di connettore del prodotto Etsy, servo 2 EtherCAT All. Esistono 2 tipi di dimostrazione a 5 assi, tipo RJ45. E il tipo M, quindi puoi scegliere il tipo di connettore che desideri testare. Ora ti mostrerò la dimostrazione con il prodotto Etsy Servo 2 EtherCAT All di tipo M mostrato in precedenza. I prodotti utilizzati in questa demo sono i seguenti. Come puoi vedere, l'utente può testare contemporaneamente un azionamento a 4 assi, un prodotto all'inone che combina un motore, un encoder ad alta risoluzione, un azionamento e una rete EtherCAT e un modulo IO digitale. Da sinistra, un motore da 28 mm, un motore da 35 mm, un motore ad albero cavo da 42 mm con encoder ad alta precisione e un motore da 56 mm. Un totale di 4 motori sono controllati contemporaneamente con Etsy Servo 2 EtherCAT 4X, un prodotto a 4 assi. E il prodotto all'estrema destra è il prodotto Etsy Servo 2 EtherCAT All, un prodotto all'inone che combina un motore, un encoder ad alta risoluzione, un azionamento e una rete EtherCAT. Poiché l'unità è collegata al motore, non è necessario cablare il cavo del motore e dell'encoder e non è necessaria una scatola di controllo separata per l'installazione dell'unità. Il risparmio di spazio e il minor cablaggio possono ridurre i costi. Successivamente, un modulo IO digitale. Il prodotto Etsy IO EtherCAT applicato alla demo supporta 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita insieme. I canali di ingresso e di uscita sono collegati tra loro ed è possibile verificare che i segnali dal canale di uscita entrino direttamente nel canale di ingresso osservando il LED lampeggiante. Questo prodotto utilizza il connettore Ecom per collegare e scollegare facilmente dispositivi periferici come vari sensori digitali. Inoltre, è disponibile un tipo di morsettiera che può essere cablata semplicemente con il metodo One Touch utilizzando terminali a ghiera. Come per la precedente demo a 2 assi, il software Master EtherCAT, TwinCAT di Beckhoff, ha gestito la dimostrazione. Puoi usare il Master EtherCAT che devi testare la dimostrazione. Infine, questa è una demo con 2 moduli IO digitali, Etsy IO EtherCAT. I prodotti utilizzati nella dimostrazione sono i seguenti. Il prodotto a sinistra supporta 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita insieme e vengono applicati i connettori Ecom. Il prodotto a destra supporta insieme 16 canali di ingresso e 16 canali di uscita e vengono applicate delle morsettiere. Questa è una demo con 2 assi di Etsy IO EtherCAT. I prodotti utilizzati nella dimostrazione sono i seguenti. È possibile testare 2 tipi di moduli IO digitali tipo con connettore Ecom e tipo con morsettiera, con canali di ingresso e uscita misti. Il prodotto a sinistra supporta 8 canali di ingresso e 8 canali di uscita insieme e vengono applicati i connettori Ecom. Il prodotto sulla destra supporta 16 canali di ingresso e 16 canali di uscita insieme e vengono applicate le morsettiere. Il prodotto del tipo di connettore Ecom utilizza connettori Ecom per collegare e scollegare facilmente dispositivi periferici come vari sensori digitali. E il prodotto del tipo a morsettiera può cablare dispositivi periferici semplicemente con il metodo One Touch, utilizzando terminali a ghiera. Come per la precedente demo a 5 assi, i canali di ingresso e di uscita sono collegati tra loro ed è possibile verificare che i segnali dal canale di uscita entrino direttamente nel canale di ingresso osservando il LED lampeggiante.
per domande sul noleggio di dimostrazioni introdotte finora. Contattare il centro clienti Fastech con questo numero di telefono o salesfastechmotions.com. Sul sito web Fastech www.fastechmotions.com è possibile scaricare materiali relativi ai prodotti, come cataloghi, manuali, disegni e guardare video dimostrativi e webinar. Inoltre, se cerchi Fastech su YouTube, puoi vedere più di 100 video dimostrativi e webinar. Grazie per l'attenzione.